Come costruire un buon portafoglio di investimento e qual è la tua opinione sui large portfolio, i portfolio quelli semplici, diciamo così, fatti con qualche ETF, un po' di Bitcoin, un po' di oro, eccetera. Qual è la tua opinione? Funzionano? Allora, più che dire funzionano, se si costruiscono bene, funzionano. Sì. Permettono risparmi, non generano molte ansie, però bisogna essere in grado di capire molto bene quali sono i propri obiettivi, essere in grado di reagire positivamente nei momenti di crisi del mercato, perché quando si fa un investimento di questo genere è un investimento di lungo periodo e quindi bisogna anche essere, come dire, resistenti, flessibili, non bisogna provare l'impulso di cambiare quella che è la strategia, perché normalmente è la cosa che più danneggia questo tipo di portafogli. Quindi i due elementi fondamentali dei cosiddetti portafogli lenti, questi lazy portfolio, sono due. Primo, bisogna aver ben chiaro quali sono gli obiettivi di lungo periodo e quindi chi li fa, nel senso che chi investe in un lazy portfolio deve aver chiaro quali sono le proprietà e i comportamenti di questo portafoglio nel tempo. Secondo elemento, che poi potrebbe essere il primo in termini di importanza, gli elementi che lo costituiscono devono avere alcune caratteristiche e le caratteristiche sono innanzitutto eccellente qualità, ottima resistenza agli stress, altissima liquidità, perché questo è l'elemento di base che permette comunque alla qualità degli strumenti che sono all'interno di rimanere ben quotati, e ancora un altro elemento di grande importanza nel costruire questi portafogli sono i costi. Per loro natura tendono ad avere dei costi bassi perché sono prodotti fatti con prodotti molto semplici, no? Ad esempio, voi potrete trovare sulla nostra piattaforma Robo4Advisor tantissimi portafogli e troverete portafogli lenti, che sono quelli pianificati per il lungo periodo, oppure portafogli che sono molto adattabili. Se all'interno di un lazy portfolio io inserisco delle cose tra virgolette di moda, dei trend del momento, bene, in realtà non sto costruendo un lazy portfolio, perché la caratteristica di questi portafogli è quella di essere largamente atemporali, quindi non sono soggetti a pescare i cicli, ma mirano a trovare la ricchezza nel fatto che si investe nelle migliori aziende del mondo, che entrano automaticamente nel portafoglio. Quindi è evidente che sono normalmente portafogli che sono particolarmente indicati per essere costruiti con gli ETF. Quindi basilare è l'alta affidabilità della casa che produce l'ETF, basilare è l'alta liquidità dello strumento, anche se non si andrà mai a venderlo, perché è quello che determina il fatto che nel tempo rimarrà sempre molto trasparente. Ci sarà sempre chi lo compra nei momenti di grande crisi, ci sarà sempre chi lo vende nei momenti di grande euforia. Questo per quanto riguarda i lazy portfolio. Ma se vogliamo, alcuni dei principi che ho espresso sono anche i principi di base con i quali si costruiscono i portafogli. Quindi la qualità del servizio, come, e questo è un altro tema, come che si amalgamano fra di loro gli strumenti che mettono nel portafoglio? Cioè, un portafoglio in realtà è come un buon piatto di cucina, non si deve sentire il singolo investimento come dominante, ma è il fatto che messi insieme riescono ad avere una vita e delle qualità autonome rispetto agli strumenti che hanno sotto, cioè ad esempio comporteranno una sensibile riduzione del rischio, sia in termini di volatilità, erraticità, sia in termini di cadute, sia in termini di capacità dopo le cadute di recuperare bene le quotazioni. Ecco, quindi questa è la vera qualità del portafoglio. Noi siamo ancora troppo abituati a pensare che il portafoglio è semplicemente fatto da i migliori investimenti. No, c'è un qualcosa di più, c'è quel qualcosa in più che rende gli investimenti fra di loro ben compatibili. Ecco, chi inserisce Bitcoin al posto di oro nei lazy portfolio, secondo te fa bene o fa male? Nella mia personale opinione fa male. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole e solo il futuro dirà ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché in realtà è uno strumento che in realtà è ancora molto poco conosciuto, è uno strumento che non è così liquido,
è uno strumento che potrebbe essere sensibile a innovazioni normative che ne cambiano la struttura e quindi va un po' contro il principio del portafoglio pigro. Va bene? Se si vuole, può essere quel condimento aggiuntivo che si mette nel piatto, dove il piatto è l'ESI portfolio, se stiamo parlando di portafogli di lungo periodo. E quindi inevitabilmente sarà necessario un monitoraggio e sarà necessario anche scegliere il migliore intermediario possibile per acquisire le criptovalute. E ancora bisognerà prestare grande attenzione a come si muovono i flussi e avere le antenne ben attivate per capire se cambia la normativa. Perché sotto questo profilo ancora non abbiamo delle normative che li regolano. Ecco, questo è l'elemento, e poi sicuramente uno strumento fortemente speculativo. Si investono piccoli importi normalmente in modo tale che l'eventuale perdita non pregiudichi l'andamento della ricchezza. Senti, lo studio delle correlazioni e le decorrelazioni è ancora utile sui mercati finanziari? Ci mette al riparo da rischi oppure non esiste più una decorrelazione? Una volta c'erano obbligazioni e azioni, no? Quando le obbligazioni non andavano, scusate, sulle obbligazioni, adesso credo l'anno scorso abbiamo visto le obbligazioni che tutti gli asset che hanno perso. Allora, il punto è questo. Allora, innanzitutto, le correlazioni sono sempre state un po' sopravvalutate. Tu le studi intanto, le stai studiando? Molto pesantemente. La differenza vale però, la pena. Però quali sono le correlazioni che vanno studiate? Non sono quel numerino che dice qual è stata la correlazione negli ultimi 3 anni o negli ultimi 5 anni. Non va bene questo. Ma bisogna guardare come si muovono le correlazioni dinamiche. È la dinamica della correlazione che diventa importante. Esattamente come se fosse un trend di mercato. Perché in realtà le correlazioni non rimangono stabili, variano tantissimo e possono variare addirittura da correlazioni positive a correlazioni negative. Se quindi io è un guaio, un semplice numero è molto pericoloso in un portafoglio. Se io guardo qual è la dinamica della correlazione frazionaria e obbligazionaria, allora ne traggo un vantaggio. Tu dicevi una cosa importante, queste cose sono aumentate nell'ultimo periodo perché oggi il vero motore... Quale correlazione ti ha sorpreso? Ma nessuna in particolare, il punto essenziale è questo, è che oggi la più grande origine... Io lo sento che c'è qualcuno che ti ha sorpreso perché l'enfasi con la quale mi hai detto dello studio è che studi tanto le correlazioni... La cosa fondamentale è data soprattutto dal fatto che la correlazione oggi è positiva fra bond e azionario, ma in realtà non è tanto fra bond, fra tassi di interesse e azionario. I mercati hanno positiva. I mercati hanno una fortissima spinta da che cosa oggi? I mercati azionari, dall'andamento dei tassi. Però se e c'è questo cambiamento che è stato... ribasso dei tassi. E quindi quella correlazione è molto positiva. Poi ci sono dei momenti in cui la correlazione si blocca completamente e si inverte. No? Quindi va seguita non più guardando al numerino, ma guardando l'evoluzione. Proprio questo è uno dei casi. Grazie per essere stato con noi.